in sintesi, perché ci sono diversi interventi anche importanti. Michele Smargiassi, Guido Cecere, che presenteranno loro gli autori premiati. Io volevo dire solo due cose. È vero, sono 31 anni che ci ritroviamo sotto questa loggia in genere con un premio che è diventato qualcosa di importante, cioè riconosciuto innanzitutto dagli stessi fotografi e poi anche dal mondo della fotografia, delle riviste, giornali, eccetera, eccetera. E questo rende merito a un lungo lavoro che è stato fatto, che è un lavoro di tanti protagonisti, cito solo uno, perché è doveroso, Italo Zannier, che è stato tra i fondatori, insomma, di questo progetto culturale. E da allora ad oggi, appunto, siamo stati riconosciuti dalla Regione, è il primo caso in Italia, che raccontavo a Letizia ieri, è la prima Regione in Italia ad aver identificato e riconosciuto a un centro, che è un'associazione non profit, tra l'altro, il compito di gestire le tematiche della fotografia, sia come bene culturale, cioè tutti gli aspetti di conservazione, catalogazione, arricchimento del fondo fotografico, eccetera, sia di valorizzazione, e anche su questo siamo, il presidente Jacopo lo sa, perché è anche presente quando andiamo con qualche iniziativa, come siamo stati a Praga con Guido Guidi, un autore difficile, che abbiamo portato a Praga e poi al Museo Nazionale della Repubblica Ceca, la mostra era guardando a est, quindi qualcosa che identifica il nostro territorio, la nostra regione. Come adesso Franco Fontana, sempre dai nostri archivi, abbiamo tantissimi materiali, perché Fontana è anche un autore generoso che ci ha dato molto, anche amico di Cesare, no? Serafino, ci troviamo sempre anche con lui quando viene da queste parti. Ebbene, Fontana, dopo aver fatto il tour in Croazia, poi in Serbia, adesso è stato richiesto al Museo Nazionale del Montenegro, il giorno dopo sono arrivati gli albanesi. Da Tirana l'ambasciata italiana ci ha chiesto che la mostra, dopo Cetinje, al Museo Nazionale del Montenegro, possa andare a Tirana. Quindi è un fatto, non è tanto per la soddisfazione di fare delle nostre mostre all'estero, ma è il fatto che portiamo anche un'immagine di Spilimbergo, perché questa è l'immagine che viene veicolata, è un'immagine della regione Friuli Venezia Giulia. E questo senza chiedere particolari impegni in questa direzione. Questo in due battute l'attività che si lega su tutti questi aspetti nel loro insieme. Poi ci sono altre idee, parlando anche con Letizia Battaglia ieri sera, poteva maturare un'idea che potrebbe riguardare Palermo, no? Ma ormai lo dirà lei, non voglio mettere le mani avanti. Sul programma di quest'anno, semplicemente abbiamo due mostre già avviate, una a Maniago di Evaristo Fusa, che aveva dei parenti, sua madre era originaria di Maniago, quindi è stata anche una riscoperta di un concittadino, e a San Vito al Tagliamento la progettualità dello sguardo, una mostra straordinaria di Gabriele Basilico fatta con l'Accademia di Mendrisio in Svizzera. Queste due mostre sono già avviate, le due che inauguriamo oggi riguardano appunto Letizia Battaglia e Mattia Balsamini, mentre tra pochi giorni si aprirà a Lignano Sabbiadoro, alla Terrazza Mare, la mostra sulla storia del cinema. Noi abbiamo negli archivi tantissimi materiali, anche lì acquisiti da fotografi. Eric Lessing, per chi si ricorda di lui, è stato un caro amico, presente a Spilimbergo, anche qui abbiamo fatto delle foto con Giuliano, ti ricordi? No? E quindi Lessing ci ha dato dei ritratti che ha fatto di Stan Laurel, di film di Zorba il Greco. Quindi anche lui, come altri, la Franco Colombo ci ha dato le fotografie fatte da Michelangelo Antonioni sul set di Blow Up,
cioè un materiale ricco, qualificato e che ci qualifica. Allora, una piccola considerazione. Io ero a Monaco fino a poche ore fa per la presentazione di una mostra in Ale Zavagno, che è qui al pubblico tra l'altro, mostra organizzata da un'azienda estremamente innovativa, una delle leader mondiali nella stampa 3D industriale, lavora per la NASA, per la Siemens, eccetera, e si impegna questa azienda anche nell'affiancare, proprio il caso di dirlo, affiancare l'arte alla produzione industriale. Quindi un'azienda che ha capito quanto la cultura possa servire proprio per l'industria, per un'industria 4.0 come quella che appunto sta nascendo anche da noi, o dovrebbe nascere anche da noi. Quindi non soltanto la cultura per fini turistici, utilizzata nel bene e nel male per fini turistici, perché è l'aspetto in qualche modo più ovvio, ma la cultura che si affianca all'industria con l'idea che appunto le buone idee, le idee più virtuose, nascono da altre idee virtuose. Quindi se l'industria ad oggi, quella 4.0, si basa non sull'aspetto duro, sull'aspetto tecnologico ottocentesco, ma sull'innovazione, sull'idea innanzitutto, sulle start-up come si dice, ecco che la cultura, anche la cultura fotografica perché no, può essere un motore per una crescita in senso generale, non solo economico ma in senso generale. Si dovrebbe riscoprire quindi la figura di Adriano Olivetti ad esempio, una grande personalità che ha capito quanto appunto industria e cultura dovessero collaborare e quanto appunto la società non è divisa in tanti scomparti separati, ma tutto deve confluire verso un unico fine, che è quello del progresso sociale. Passando al craft, direi che non ci allontaniamo da un discorso di questo genere. Il craft è centro di ricerca e archiviazione e quindi non è tanto un distributore di mostre fino a se stesse, ma quanto un organizzatore anche di mostre finalizzate alla ricerca e all'archiviazione. La sola archiviazione sarebbe un piccolo ghetto che non renderebbe merito alla storia del craft. Batteriva è la memoria storica del craft, tra le altre cose, ma non renderebbe in merito anche alla prospettiva presente e futura del craft, senza che all'archiviazione si affiancasse la ricerca. Ricerca su che cosa? Sul linguaggio fotografico, che naturalmente non è qualcosa di sterile nel senso che è lì nel passato e non può produrre nulla di positivo nel presente. È un linguaggio in piena evoluzione e come tale deve essere analizzato per quello che è. Quindi non solo la fotografia dell'Otto, Novecento, del passato prossimo o remoto, ma la fotografia come oggi viene declinata. Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 31esima edizione a Letizia Battaglia. Il premio intende sottolineare la pregnanza e l'intensità del suo lavoro fotografico, dedicato alla città di Palermo e alla documentazione della dura lotta contro la mafia. Fotografa impegnata su più fronti, con il suo impegno culturale e politico si è sempre schierata contro ogni forma di ingiustizia per dare il proprio contributo al progresso civile della società. Spero che ci sia una balletta.
mi dispiace che non ci sia una donna seduta con voi. Grazie, grazie a Walter, grazie a questa città. Vorrei dedicare questo premio ai giovani e alle giovani fotografi e fotografe che iniziano, che stanno iniziando, che hanno già iniziato a percorrere questa strada un po' complicata. Io, come si potrà notare, ho abbandonato la tecnologia moderna. Per 10 anni ho fotografato con la digitale e sono ritornata alla macchina con il rullino, col negativo, con lo sviluppo, con la stampa, perché io non credo molto alla tecnologia. E io penso che si possa scrivere un capolavoro con una penna biro o con un computer da milioni. Io dedico questo premio alla mia città, Palermo. E a tutti coloro che si sono sacrificati perché Palermo fosse una città felice. Non ci sono ancora riusciti, anche se sono morti, ancora questa città non è felice, però ci si sta lavorando. Io dedico questo premio per ultimo a Leoluca Orlando, il mio sindaco, che da tanti anni, con cose buone, con cose sbagliate, porta avanti una lotta per la legalità. Grazie molte, scusate, ma sono fragile. Tenterò nemmeno in 2 minuti di raccontarvi chi è questa splendida signora della fotografia italiana che risponde al nome di Letizia Battaglia. Il resto ne avete avuto un assaggio un minuto fa. Ieri sera al teatro l'abbiamo ascoltata per quasi 2 ore e se non ci avesse con molta gentilezza fatto capire che la stavamo un po' sfinendo di domande, saremmo andati avanti per altrettante. Quindi potrei cavarmela dicendo che le sue immagini parlano per lei, ma Letizia non è quel tipo di fotografa per la quale conta semplicemente la bellezza dell'immagine. Io credo che sia una donna per la quale conta la bellezza della vita. Quindi la vorrei descrivere non come una fotografa e basta, ma come una donna che ama molto. Ama la fotografia, ma non solo quella, perché la fotografia ha riempito molti decenni della sua vita, ma non tutti. Ha fatto anche tante altre cose, è stata un'editrice, una regista, una volontaria sociale, un'operatrice culturale, un'amministratrice, è stata a molte vite, a molte vite sotto molte vite. Ha amato e ama tante persone che l'hanno accompagnata in questo viaggio. Ama soprattutto un luogo, la sua città, Palermo, che è una città difficile, è una città che è una città piena di entusiasmi e di dolore. E io credo che Letizia abbia tentato di rappresentare questo. Vi accorgerete guardando la mostra, e guardatela bene, anche se conoscete già le immagini di Letizia, vi accorgerete di quanto sia stretta e riduttiva questa etichetta che noi giornalisti cialtroni applichiamo ogni tanto per convenienza di titolo o per riassunto ai suoi lavori, questa etichetta di fotografo della mafia, come
se la mafia fosse un genere, fotografo di moda, fotografo di pubblicità, fotografo di mafia, o peggio ancora un committente. Buongiorno a tutti. È sempre una bella festa, scusate le spalle ovviamente, è sempre una bella festa della fotografia, oltre al discorso della premiazione, delle mostre, perché in effetti siamo tutti appassionati, questa passione che abbiamo trovato in Letizia Battaglia, credo in misure varie e differenti, ci accomuna un po' tutti. Quindi al di là dei singoli premiati, proprio io trovo questo appuntamento come una giornata di gioia e di valorizzazione della fotografia. E sono un po' emozionato perché, oltre che un premiato, Mattia è un amico ed è un giovane amico. Questa cosa è stata detta, ma mi piace ancora sottolinearla, perché, come sapete, parte del mio lavoro è l'insegnamento e quindi mi trovo continuamente a contatto con le nuove generazioni. E è stato detto anche ieri durante la bellissima serata, di cui ringraziamo ancora, con Letizia Battaglia, è stato detto anche ieri che per i giovani in generale non è un bel periodo per il lavoro, ma poi in particolare per la fotografia c'è una situazione di dubbio, di pessimismo. Addirittura qualcuno anche ieri diceva la fotografia è morta, la fotografia non ha più futuro, eccetera. Io sono assolutamente contrario, sono intanto per natura ottimista. E poi trovo che se c'è la passione, se c'è la volontà, se c'è la qualità che da questo deriva, la fotografia non è affatto morta, anzi è vitalissima, è in piena vitalità. E l'esempio di Mattia è proprio sintomatico, cioè un giovane, stavo per dire ragazzo, un giovane che parte da Sacile e da Pordenone, decide a un certo punto della sua vita, intorno ai 18-20 anni, di lasciare gli studi classici, dopo ovviamente gli studi diciamo d'obbligo, e scegliere questa strada, e va in California a crearsi delle solide basi. Questo è importante perché spesso, purtroppo, soprattutto in passato, quando le scuole di fotografia non c'erano, si pensava che la fotografia fosse un'arte, quindi poteva essere un qualcosa che era dentro il DNA, il che può anche essere, non è da escludere, però le buone basi di tecnica, di storia, cioè creare un fondamento serio, sicuramente oggi aiuta, e le scuole oggi ci sono, non solo in California, dove è stato Mattia, ma anche in Italia. Quindi questa è stata già una prima scelta sua indovinata. Dopodiché lui mi ha raccontato che ha avuto l'occasione, e se ne è accennato anche ieri sera, di iniziare un lavoro di assistente presso il famosissimo David LaChapelle, ma questo anche ieri, vorrei correggere un attimo il tiro su quello che è stato detto ieri sera, non è un qualcosa che lo ha segnato, che lo ha plagiato. Lui non è un piccolo LaChapelle, non è stato plagiato dal maestro, ma anzi direi quasi, e l'ho detto anche poi in questo piccolo volume, secondo me ha fatto esattamente l'opposto, è andato nella direzione opposta, nel senso che tutti sapete che LaChapelle è eccessivo, è volutamente eccessivo e ridondante, e invece lo stile di Mattia è esattamente l'opposto. Il premio Friuli Venezia Giulia fotografia 31esima edizione a Mattia Balsamini. Il premio Friuli Venezia Giulia fotografia, riservato a un autore della regione, viene assegnato al giovane fotografo Mattia Balsamini come riconoscimento del suo originale spirito creativo e della raggiunta maturità artistica. Le sue immagini si contraddistinguono per la particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio visivo contemporaneo e danno concretamente prova della necessaria apertura internazionale. Consegno il premio, signor Sindaco della città di Firenze, Francesconi, e signor Sergio Peroni della Banca Popolare di Cividale, che sostiene questi premi. Ringrazio tutti quanti per essere presenti, sono terribilmente emozionato, tremano le mani. Bene, no? Benissimo.
Volevo ringraziare tutti quelli che sono spesi per fare in modo che questa cosa succedesse, che insomma che mi venisse, che venisse intanto, come dire, menzionato e previsto, fosse prevista la mia così per la lista dei possibili candidati a questo premio. Quindi Walter Liva, Bertani, che è arrivato in qualche modo successivamente, Guido Cecere, Gianni Cesare Borghesani, mi sa che me ne sto dimenticando un po' e mi dispiace, ma li ringrazio tutti ugualmente. Volevo solo dire una cosa: arrivare dopo Letizia Battaglia in questo contesto è veramente, non dico terrorizzante, però cioè sento una sorta di peso, devo liberarmi di sta cosa, sennò è un po' strano. Quando si parlava della, in qualche modo della professionalità del mestiere, perché io ci tengo molto a dire, io arrivo da una famiglia che si occupa di tutt'altro, dove la fotografia in qualche modo poteva essere vista come una, non dico una perdita di tempo, ma una cosa in qualche modo frivola, e invece diciamo che questo peso, questa responsabilità ho cercato di portarmela dietro quando poi ho iniziato a praticare, insomma, a lavorare in questa disciplina, e quindi tengo molto a dire che quello che interessa a me della fotografia sono le qualità informative e che si sposano con la bellezza delle immagini. Quindi io quello che cerco di fare nelle immagini che ho portato in mostra, che arrivano da lavori commissionati e personali diversi, è unire le due cose in qualche modo, un'immagine che deve essere sicuramente gradevole ma informativa. Per questo lo dico, per portare rispetto a chi la fotografia la utilizza per metodi, insomma, per questioni o sociali o questioni appunto più importanti di certo dell'informazione su temi tecnologici o nel campo del ritratto, che è quello di cui mi occupo io. Quindi grazie per avermi, insomma, guardato e avermi considerato per questa cosa, mi fa veramente molto piacere. Spero di rendervi fieri della scelta, una cosa del genere, pensavo di...